Giornata inaugurale per la terza edizione del Chocolate Days, la festa del cioccolato di Salerno, organizzata come sempre dalla CLAI sul lungomare di Salerno fino a domenica per 4 giorni, l'occasione per assaggiare vari tipi e lavorazioni di cioccolato artigianale, dall'Umbria alla Sicilia, con la presenza di maestri cioccolatieri. Quest'anno tra le novità la partecipazione di Fausto Ercolani, con l'unica fabbrica itinerante del cioccolato in Europa, per produrre in diretta davanti alle persone il cioccolato dalle fave di cacao alla tavoletta. Per il coordinatore della rassegna è un'occasione da non perdere per i più golosi. Stamattina siamo molto impegnati sui bambini delle scuole perché quest'anno il taglio è diverso, saremo molto più attenti alla cultura del prodotto, al prodotto e alla fabbricazione del prodotto. Perché non è una festa commerciale, è diciamo un incontro sulle produttività e sulla qualità del cioccolato. Tenendo conto che l'aspetto che a noi maggiormente interessa è l'aspetto della manualità, dell'artigianato, perché chiaramente tra un prodotto artigiano e un prodotto industriale c'è grandissima differenza, sia in valore nutreico, sia in qualità della produzione. Tra le altre novità anche l'utilizzo del cioccolato per le cure estetiche, nello specifico del viso, con la cioccoterapia, ma anche gli abbinamenti tra cioccolato, vino e sigari. Che abbinamento si può fare fra cioccolato e vino? Cioè che tipo di vino serve? Ma un vino che abbia un anno di produzione praticamente, perché non deve essere carico di acidi, per cui l'abbinamento del nostro cioccolato di Modica con un buon vino, il connubio è azzeccato. Un vino giovane, dice lei? Esattamente. Ma si diceva anche il famoso vino chinato, il Barolo chinato, no? Sì, potrebbe anche essere, ci possiamo anche abbinare come un vino dolce, come che corrisponda a un pastito siciliano, perché bene o male qua in zona non mancano anche questi vini dolci.